Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. E apriamo con un servizio che arriva da Jesolo: ingoia involucri con 50 grammi di cocaina all'interno. Fermato, la radiografia lo incastra e finisce così in manette. Vediamo il servizio. La zona era quella più volte segnalata dai residenti delle forze dell'ordine e così i carabinieri di Sant'Onà di Piave hanno messo le manette ai polsi di un cittadino nigeriano di 29 anni dopo averlo trovato in possesso di una grande quantità di cocaina ben nascosta mentre si trovava a Jesolo. Sono serviti infatti degli esami radiologici per scoprire che il pusher aveva ingoiato gli involucri contenenti la sostanza stupefacente, sperando così di risultare pulito ai controlli. A insospettire i militari dell'arma, nelle vicinanze della stazione degli autobus, un Opel Zafira con a bordo il 29enne, che si comportava con fare sospetto. Il presentimento delle forze dell'ordine si era forzato quando lo spacciatore, alla vista dei carabinieri, ha cominciato a manifestare chiari segni di nervosismo. Inevitabile a quel punto la perquisizione personale dell'auto, con risultati in entrambe le circostanze negativi. Tuttavia, non convinti dalla innaturale agitazione dell'uomo, i militari hanno voluto scavare più a fondo, sospettando che il pusher potesse aver ingoiato la roba. Condotto nel locale presidio ospedaliero, gli esami radiologici hanno confermato i sospetti degli uomini in divisa. All'altezza dell'ampolla rettale, infatti, è stata evidenziata la presenza di quattro corpi estranei di tipo ovulare. Vistosi scoperto, l'uomo ha deciso di collaborare, espellendo in modo naturale gli involucri, contenenti circa 50 grammi di cocaina, la cui natura è stata poi confermata anche al narcotest. Al termine degli accertamenti di rito, il 29enne è stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. In Veneto il maltempo ha interessato in modo particolare le province di Treviso e Padova. Sono state 154 le chiamate ricevute dai vigili del fuoco fino alle 22:30 di ieri, mentre 195 sono stati gli interventi svolti dalle ore 14. Diverse centinaia anche le chiamate alle sale operative di Treviso, Padova, Vicenza e Venezia per la rimozione di alberi, pali e cornicioni pericolanti. La statale Alemagna è stata chiusa per una frana in località Fadalto al chilometro 21 più 800 per motivi di sicurezza. È stata interrotta anche la tratta di linea ferroviaria Vittorio Veneto-Santa Croce. ANAS e i vigili del fuoco hanno ripetuto il tratto di strada e alcune case per la pulizia. Le operazioni di soccorso hanno impegnato tutte le squadre dei comandi dei vigili del fuoco per tutta la notte. E adesso andiamo ad Ormelle Tagliate, 40 viti di un vigneto coltivato a Pinot Grigio situato tra le località di Roncadelle e Stabiuzzo. L'episodio è accaduto qualche giorno fa, colpita l'azienda agricola Gaiotto di Ormelle. Le viti tagliate erano ancora giovani. Episodio identico era avvenuto nell'ottobre del 2015. I proprietari hanno denunciato l'accaduto alla locale caserma di Carabinieri. La famiglia aveva già subito un atto simile nel 2010 con il taglio dei tiranti e l'abbattimento di un ettaro di vigneto. Le indagini dei Carabinieri per quest'ultimo episodio sono tuttora in corso. Adesso andiamo a Portogruaro, si è svolta un'importante conferenza per quanto riguarda la Grande Guerra con il relatore, il nipote del generale Cadorna, che rivaluta l'operato del nonno. Sentiamo l'intervista a Carlo Cadorna del nostro Maurizio Conti. Colonnello Carlo Cadorna, questa sera a Portogruaro per una conferenza sul generale Luigi Cadorna, suo nonno, che lei stasera ha decisamente rivalutato. Io ho messo in risalto come per una corretta valutazione del generale Cadorna bisogna prima vedere quali erano i suoi compiti. Questo è stato questo problema che è fondamentale, perché per valutare una persona bisogna vedere i suoi compiti e poi vedere se li ha raggiunti oppure no. La maggioranza degli storici, questo piccolo aspetto, che però piccolo non è, l'ha sottovalutato, perché non è andata a vedere esattamente quali erano i suoi compiti e quindi è stato accusato di molte cose per le quali invece non aveva alcuna responsabilità, perché nella prima guerra il re ha preso degli impegni che il generale Cadorna è stato costretto, obbligato come primo soldato a mantenere, diciamo.
Per quanto riguarda la battaglia di Caporetto, la battaglia di Caporetto è sul piano militare è una battaglia che si è svolta in due fasi. Diciamo. Una prima fase di difesa ad oltranza che è stata mal condotta perché il principale responsabile della tratto di fronte interessato dall'offensiva tedesca e austriaca, il generale Capello ha praticamente disobbedito totalmente agli ordini del generale Cadorna che in conseguenza dell'uscita della Russia dalla guerra aveva deciso di passare dall'offensiva alla difensiva, il che presupponeva uno schieramento sia delle forze che dell'artiglieria completamente diverso, quindi anziché tutto avanti in profondità, tutto indietro casomai, non tutto avanti. Invece il generale Capello ha praticamente disatteso completamente questo concetto strategico del generale Cadorna, pur espresso in modo assolutamente chiaro e sintetico, e ha praticamente organizzato una controoffensiva che non poteva avere successo perché non ne aveva le forze. Lei ha parlato di Caporetto come una sconfitta non tanto militare quanto politica. Le battaglie si fanno le battaglie in funzione della strategia, perché è la strategia quella che decide la vittoria o la sconfitta nelle guerre. Il compito dei comandanti in capo e quindi del generale Cadorna era quello di vincere la guerra, quindi era fondamentale il suo compito strategico. Le guerre si vincono strategicamente concentrando le forze nei punti di maggiore efficacia e soprattutto lavorando per avere un giusto equilibrio delle forze, dei giusti rapporti di forza. Questo si ottiene soprattutto lavorando nel campo della fortificazione e della logistica. Il generale Cadorna aveva, in conseguenza della uscita della Russia dalla guerra, aveva capito, compreso, cosa che non avevano compreso altri, nemmeno oggi molti libri dimostrano di non averlo compreso, l'uscita della Russia cambiava completamente i rapporti di forza. L'esercito italiano da solo, perché gli alleati pretendevano, non ci davano niente se non sotto loro comando, il che era inaccettabile, noi non avevamo le forze per opporci a tedeschi ed austriaci insieme che avevano liberato un sacco di forze dal fronte russo. Quindi l'unica soluzione era quella di accorciare il nostro fronte. Quindi il generale Cadorna, fin dalla primavera del 17, aveva concepito un nuovo schieramento allacciandosi al confine sui monti del Trentino, attraverso l'altopiano dei Sette Comuni, le Melette, il massiccio del Monte Grappa, il Montello e il fiume Piave, costituiva un fronte ben difendibile e molto più corto di 200 chilometri, quindi ci voleva un'armata in meno rispetto al fronte sull'Isonzo. Il generale Cadorna quindi predispose tutto quello che serviva per avere le difese, la predisposizione logistica, la strada del Grappa, due teleferiche, i serbatoi per l'acqua che sul Monte Grappa non c'era, un'infinità di campi trincerati su tutte le pendici del Grappa, quindi tutto fu predisposto. Con la ritirata al Piave l'esercito italiano riuscì a portare sulla linea del Grappa praticamente tutte le forze che erano efficienti. Inoltre recuperò moltissimi soldati che, pur avendo inizialmente disertato, nel corso della ritirata, vedendo soprattutto l'ostilità dei civili che erano costretti a lasciare le loro case, si erano ricreduti sull'opportunità di disertare.
Bevi i vandali scatenati ai giardini pubblici di Ca Diedo in Piazza Grande. Nel parco hanno imbrattato di scritte oscene i giochi e divelto una staccionata, mentre in Piazza Grande hanno disegnato sulla pavimentazione un simbolo fallico tracciato con vernice rossa. Segnali di sprezzo e disagio che arrivano da adolescenti sempre più annoiati. Il comune ha ritenuto di occuparsi di loro attraverso un progetto che conta su un contributo di 120.000 euro pagati con i fondi arrivati dal bonus gratitudine stanziato dal governo per quei comuni che ospitano i migranti. A manifestare il disappunto per i giochi imbrattati è stata una mamma che così ha scritto sui social network: sono una madre di bimbi piccoli ai quali potrebbe passare il messaggio sbagliato che sia normale o di poca importanza imbrattare muri e giochi, e invece non è una buona azione. Non capisco la necessità di difendere, proteggere e giustificare chi non rispetta le semplici regole del rispetto dei beni comuni e dei bambini. I nostri bimbi hanno il diritto di usare dei giochi. Non volevo certo farne un caso di Stato, ancora aggiunto, ma una piccola sensibilizzazione ad educare meglio i nostri figli magari non fa male. Adesso andiamo a Gruaro, un territorio tutto da scoprire, dai mulini di Stalis al miracolo della tovaglia. Sentiamo l'intervista di Aldo Curtarelli allo storico Dario Bigatin. Dario Bigatin, lei è uno storico, se vogliamo dire, ma anche un organizzatore di eventi, diciamo, importanti come questo dei mulini di Stalis oggi a Gruaro. Ma iniziamo, lei a presentato e realizzato il libro Il miracolo della tovaglia, che è stato presentato nell'aula consiliare, poi abbiamo fatto la cena contadina ai Dopanche, oggi qui la manifestazione che si fa tutti gli anni, i mulini di Stalis, più due percorsi turistici per mostrare alla gente le bellezze di questo territorio. Oggi è stato firmato anche un patto tra i comuni Sesto Arreghena, Cordovado e Gruaro. Ecco, diciamo, tutto questo non deve rimanere una manifestazione o delle manifestazioni secche, ma quale tipo di continuità lei che organizza queste cose avrà poi tutta questa organizzazione? Allora, di solito un libro è un punto di riferimento importante, ma qualche volta quando il libro è terminato e presentato si mette nella libreria e rimane lì nei secoli. Ecco, l'idea di questo libro su Gruaro e il miracolo della tovaglia e i dintorni, forse proprio l'elemento fondamentale, oltre alla riscoperta di questo importante evento religioso del miracolo della tovaglia, sono proprio i dintorni, perché i dintorni sono bellezze straordinarie, naturalistiche, storiche, architettoniche, che si trovano nel nostro territorio e che vanno messe a sistema con delle iniziative che vanno proposte in maniera continua. Ecco, noi abbiamo fatto, come ricordava lei, la cena Edo Panche, che era la continuità della prima fase della presentazione del libro, parlando quindi di enogastronomia ma con una connessione con la letteratura e con quello che Ippolito Nievo scriveva di questo territorio anche sul piano enogastronomico. Poi ci sono state le camminate che dalla chiesa di San Giusto hanno portato alla chiesa di San Tommaso di Bagnara. Oggi ne faremo un'altra qui a Stalis, che partirà da Stalis per arrivare attraverso la campagna alla chiesa di San Tommaso a Bagnara. Ecco, elementi che stanno continuando, proprio perché bisogna dare continuità. Abbiamo messo anche un titolo: Gruaro, un paese da vivere, ma non solo Gruaro. Gruaro deve vivere insieme con i paesi circostanti e costituire un pacchetto di proposte sul piano turistico interessante. Credo che il documento che è stato firmato oggi, questo protocollo di intesa delle tre amministrazioni, Cordovado, Sesto e Gruaro, sia un documento estremamente significativo, perché oltre a ripartire da un antico documento degli anni 90 con la Fondazione Ippolito Nievo, che aveva dato un po' l'inizio a questo percorso, oggi c'è la volontà
e questo è importante che venga fatta in cooperazione fra i tre comuni, di partire da Stalis con un ampliamento della proposta e si connetta anche con tutto il territorio, arrivare fino a Portogruaro. Oggi sono contento di aver visto anche l'assessore Toffolo del comune di Portogruaro, perché questo sta a significare che anche quel territorio è interessato, e oggi tutti dobbiamo essere interessati per costituire un progetto e anche un pacchetto di proposta turistica. E a Noventa di Piave c'è stato l'esordio del nuovo consiglio comunale. Davanti ad un pubblico insolitamente numeroso, il neosindaco Claudio Marian ha prestato il rituale giuramento ed ha voluto per prima cosa ringraziare i sindaci che lo hanno preceduto. Ritengo, ha detto Marian, che il mio compito sia di rappresentare tutti i noventani, non solo quelli che non hanno votato per me, ma anche quelli che l'11 giugno scorso non si sono recati alle urne. Il sindaco ha poi teso la mano all'opposizione. Lasciamoci alle spalle, ha detto rivolto ai consiglieri di minoranza, le polemiche e dei toni di campagna elettorale, e concentriamoci tutti sul lavoro. Mi auguro che Antonio Ormellese, che stimo, sappia recepire questo invito. Ma il capogruppo della lista di minoranza Cambiare si può ha voluto chiarire: la nostra sarà una opposizione propositiva e di stimolo, saremo però rigorosi nel guardare alla azione dell'intero consiglio comunale. La presa di distanza è iniziata subito con la contestazione della legittimità dell'ultima seduta consiliare svolta nella stessa settimana prima delle elezioni per approvare una variazione di bilancio e un atto di indirizzo per la gestione dell'asilo nido. E adesso andiamo a Motta di Livenza, un'intervista al sindaco Speranzon da parte di Luca Curtarelli. Parliamo ancora della Lepido Rocco, appunto il sindaco ci dice come questa fondazione è il frutto di una collaborazione con la famiglia Rocco. Sentiamo. Siamo con Paolo Speranzon, sindaco di Motta di Livenza, oggi inaugurazione della fondazione Lepido Rocco. Una fondazione e una scuola molto importante per Motta, anche per la sua storicità. Certamente è un passaggio di testimone ideale tra il fondatore Lepido Rocco e il dottor Giorgio Rocco, che come nipote ha voluto dare continuità di una famiglia di impegno nella comunità motese e non solo, per garantire una logistica migliore alla scuola Lepido Rocco. Questa struttura che è arrivata grazie anche alla costituzione della fondazione Lepido Rocco un anno fa è il frutto di una collaborazione che la Lepido Rocco e la comunità di Motta ha sempre avuto con la famiglia Rocco, e quindi va il ringraziamento nella persona del dottor Giorgio Rocco e i suoi familiari, perché la donazione che lui ha fatto in termini finanziari consistente ha permesso l'acquisto e la ristrutturazione di questa struttura e la messa a disposizione per la nostra comunità giovanile che frequenta la scuola professionale. Questo è anche un segno di continuità nell'eccellenza formativa per la formazione professionale della Lepido Rocco, perché ci si è preoccupati di migliorare anche l'aspetto dell'educazione motoria, che è fondamentale sotto l'aspetto formativo dei ragazzi, abbinata alla formazione didattica e alle attività in laboratorio, in officina o nel tempo scuola-lavoro, l'alternanza che viene fatta nelle imprese. Quindi è un completamento di aree utilizzabili come logistica, sempre nella sede storica a Motta di Livenza, ma anche un segno di guardare in positivo per il futuro. Un premio per il miglior reportage giornalistico dedicato allo scrittore Goffredo Parise, nuova iniziativa del Comune di Salgareta, che ha bandito la prima edizione del premio Goffredo Parise per resoconti giornalistici. I reportage, si spiega in comune, devono documentare eventi, luoghi o situazioni attraverso parole e immagini che abbiano anche valore di testo e in qualche maniera, insomma, possono riprendere quella che è la parte interpretativa, o che abbiano comunque caratteri scientifici, consentendo di acquisire conoscenze su tematiche di interesse generale e in particolare sociale. Il premio è stato bandito con l'intento di ricordare lo scrittore veneto Goffredo Parise, autore anche di reportage attraverso i quali contribuì a diffondere l'interesse per questo particolare genere. Parise ha vissuto l'ultima parte della sua vita a Ponte di Piave, in un'abitazione che oggi è diventata
diventata sede di un museo. Promotori, oltre al Comune, anche la Regione, la Confcommercio di Treviso, il patrocinio della provincia, il Comune di Ponte di Piave e il Touring Club. Presidente del premio è il sindaco di Salgareta, Andrea Favaretto, presidente onorario Giossetta Fioroni. I partecipanti potranno presentare le proprie opere entro il 15 luglio alla segreteria del Comune. E adesso andiamo verso il mare, precisamente a Bibione, nella nota località balneare. Si sente il ritorno di austriaci, tedeschi e persone dell'est. Marco Corazza ha intervistato Alberto Drigo, commerciante di Bibione, che fa un po' un quadro dell'estate. Sentiamo. Siamo con Alberto Drigo, il titolare della Las Vegas di Bibione. Siamo non a caso qui perché è uno dei punti di riferimento per quanto concerne questa che è la seconda spiaggia d'Italia. Alberto, com'è quest'estate? Che cosa vedi, qualcosa di diverso rispetto agli anni passati? Si sta muovendo, sta tornando il turismo? Sì, io vedo una grande estate, un grande ritorno del turismo e un'ottima progettazione per la spiaggia di Bibione, sia dal punto di vista del turismo, dal punto di vista degli eventi, delle manifestazioni, e anche insomma il turista risponde bene, molto bene. Un turista che arriva soprattutto da dove? Ma io ho visto parecchi, un ritorno dei tedeschi, austriaci, e vedo anche tantissimi polacchi, cechi, molta gente dell'est che però ha una marcia in più rispetto a qualche anno fa e quando siamo stati bravi noi a volerli. Non dimentichiamo che qualcuno li aveva denigrati poi, tra l'altro. Esatto, e adesso si sta mangiando un po' le mani, quanto sembra. Quindi comunque un plauso a chi all'epoca ha avuto questa visione su questa gente qua che adesso ci sta dando una grande mano. Abbiamo parlato appunto di Las Vegas, che è sicuramente uno dei punti di riferimento di Bibione. Riferimento perché voi organizzate davvero un po' di tutto, dalle serate di solidarietà alle serate per i più piccoli, le serate per le famiglie. Quali sono questi eventi che presentate per l'estate? Ma guarda, noi abbiamo un calendario molto ricco dai primi di giugno fino alla quasi alla fine di settembre, e tutta la settimana dal lunedì al giovedì facciamo qualcosa. Proprio domani abbiamo una bella serata con una sfilata di auto anni 50 e 60, saremo tutti vestiti a tema con musica anni 50 e 60 per allietare un po' il nostro turista, così abbiamo anche un notevole successo a livello di prenotazioni. Solitamente lunedì e mercoledì proponiamo Bibiolink, che è il nostro cavallo di battaglia ormai, che è la festa dei bambini. Il martedì abbiamo il country, anche qui un cavallo di battaglia da anni, e il giovedì abbiamo Maranando con musica dal vivo e facciamo la paella tutti i giovedì. Quindi comunque la nostra settimana è sempre molto ricca di appuntamenti, di eventi, per cercare di allietare al meglio il nostro turista, insomma, che ci dà tante soddisfazioni. Ristorante e pizzeria, va di più il ristorante o la pizzeria? Beh, noi insomma fortunatamente vanno tutti e due, quindi facciamo abbastanza, circa metà e metà, quindi va via la pizza, abbiamo il giro pizza che è molto un bel successo, riproposto negli ultimi anni, e comunque va forte anche la cucina con molti primi, molti secondi, insomma i primi abbiamo Ervino, quindi... Il piatto più richiesto? Ma i tagliolini Las Vegas sono il piatto che va come via sono? Per la maggiore, con la crema di zucchine, le code di gambero, le capesante. E poi insomma ci sono anche gli altri piatti, i secondi, insomma una bella scelta. La pizza più richiesta? È la zio Berto, ovviamente. Ho mangiata io. Ecco, papà e lo zio bisogna sempre metterli in prima fila. Buona estate. Grazie a tutti voi, buona estate. Si dimette a Jesolo il presidente di Jesolo Turismo, Luca Boccato. La lettera di dimissioni è stata inviata ieri mattina in municipio, anche se già martedì scorso lo stesso Boccato aveva annunciato al sindaco Valerio Zoggia la sua decisione. Una scelta legata a motivi personali, ma soprattutto alla crescita registrata negli ultimi tempi dal gruppo imprenditoriale di famiglia, la catena degli alberghi HNH, che vanta una decina di strutture in tutto il nord-est, compreso l'hotel Almar, il primo 5 stelle a Jesolo. Dopo 4 anni di mandato si è dunque conclusa l'epoca Boccato all'interno della partecipata del Comune. Una presidenza destinata a lasciare il segno per le tante novità introdotte, a partire dal rilancio dei due stabilimenti balneari, nei quali è stata introdotta la possibilità di prenotare il posto spiaggia online e l'opzione abbronzati o rimborsati, ma anche per il rinnovo del contratto di lavoro dei bagnini e il raggiungimento di 341.000 euro circa di utile nel bilancio 2016, con il primo dividendo per i soci nella storia della società.
E andiamo adesso a Teio Veneto, parliamo di un progetto per rilanciare la storica società cintellese. Sentiamo. In compagnia di Geremia Gianluca qui a Cintello di Teio Veneto, nel capannone della Sagra del Bisat, per una serata in occasione del trentesimo del gruppo sportivo cintellese, un gruppo sportivo di ciclisti. Ecco, questo gruppo sportivo non esiste, ma questa serata è stata fatta apposta per rilanciare questo gruppo sportivo. Siamo qui con Gianluca, lui è un po' l'organizzatore e un po' il des machina di tutta questa operazione. Ci può illustrare le motivazioni di questa serata? Beh, intanto buonasera a voi e grazie di essere intervenuti a questa serata. Sì, come hai detto tu, la Cintellese è sempre stata una società riferimento per quanto riguarda la Venezia orientale e anche il Veneto orientale, soprattutto negli anni 90. Purtroppo con il tempo la società si è un po', come dire, via via il tempo andava via, scemava anche la società si è sciolta pochi anni fa, quindi 3 anni fa, però appunto ho voluto organizzare questo evento perché tanto 30 anni della fondazione di un gruppo che ha fatto la storia del comune di Teio Veneto e che grazie a questo evento qua io e pochi altri amici e tanti tifosi che sono poi tra l'altro accorsi qui, perché pensiamo che stasera siamo qua intorno alle 260 persone intervenute a questo evento, che ringrazio tutti, e quindi, come dire, raccolgo le forze che arrivano attraverso questo evento per far sì che la società in qualche maniera rinasca come la Fenice dalle ceneri, risorge sempre più forte e più bella, perché la Cintellese nel cuore dei cintellesi non morirà mai e, come dire, dobbiamo tenere alto il valore del ciclismo a Cintello, perché Cintello è il paese della bicicletta per antonomasia, perché Cintello c'è la famosa fabbrica Gemmati, che poi insomma è conosciuta in tutta Italia, tra l'altro in tutto il mondo, perché è una delle più antiche fabbriche artigianali che esiste. Quindi, come dire, sfruttiamo questa cosa, quest'onda, e rifondiamo la Cintellese con nuovi obiettivi, nuova linfa, e speriamo di ripetere quello che è stato fatto, ma è molto difficile perché faccio, come dire, non voglio fare nomi di coloro che ci hanno permesso. Io ero cintellese, primo iscritto alla Cintellese, mi sono sentito in dovere tra l'altro di fare questa cosa. È difficile ripetere le gesta dei dirigenti della Cintellese, perché è un gruppo di amici in primis che ha dato anima e cuore per noi ragazzi. Io colgo l'occasione a nome, credo, di tutti noi ex iscritti, ex corridori che portiamo sempre nel cuore la Cintellese, vi ringraziamo e non ci dimenticheremo mai dei bei momenti che ci avete fatto passare. Allora, un in bocca al lupo e speriamo di vederci con una squadra completa. Sì, speriamo di rivederci con le nuove divise, che diciamo, e soprattutto in nuovi eventi e nuove manifestazioni. Curioso episodio quello avvenuto martedì prima di pranzo in centro a Cessalto di fronte al panificio locale. Come infatti riporta il Gazzettino, un anziano, dopo aver comprato il pane in paese, è tornato a casa con quella che credeva essere la sua Fiat Punto, senza accorgersi però che l'auto in questione apparteneva ad un'altra persona. Ad accorgersi dello scambio di automobili è stato quindi il figlio dell'anziano, una volta che questo ha raggiunto la propria abitazione. Immediatamente capito l'errore, l'uomo è subito tornato sul luogo del misfatto per riportare il mezzo nel luogo in cui era stato sottratto poco prima. Nel frattempo però, fuori dal panificio locale, il legittimo proprietario credeva di aver subito il furto dell'auto, tanto che era intento a raggiungere le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. È stato però il figlio del ladro, per errore, a spiegare poco dopo quanto era successo, evitando così guai peggiori e facendo terminare il tutto in una stretta di mano. Sostanzialmente l'anziano aveva parcheggiato la sua Punto fuori dal panificio con le chiavi sul cruscotto, esattamente come la vittima del furto, e una volta uscito non si è accorto di essere tornato a casa con l'auto sbagliata, tanto che il reale proprietario era rimasto letteralmente allibito per un furto d'auto in una zona fondamentalmente sicura,
ma comunque è bene quel che finisce bene. E adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio in Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Gentili telespettatori, termina qui l'edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.